Il carnevale che impazza qua nella piazza della stazione ad Ardore, sono con Aldo Canturi, sindaco di Bianco. Beh, un'esperienza io direi coinvolgente anche per altri comuni, o no? Sicuramente è una grande iniziativa del sindaco Campisi, un'iniziativa che tende a recuperare la parte migliore del carnevale, del nostro carnevale, del carnevale del Mezzogiorno. Credo che questa iniziativa vada ripensata, perché Peppe ha dato un impulso, ci ha dato un'idea. Ritengo che forse veramente, partendo da Ardore, possiamo pensare ad un carnevale della Locride, perché è giusto che questa tradizione del carnevale venga, diciamo, ripresa, venga in qualche modo rilanciata, sicuramente tenendo fuori le grandi, le questioni che un po' degenerative del carnevale, che purtroppo in questi paesi ci sono. Io ho fatto un'ordinanza, sono stato costretto a fare un'ordinanza contro il lancio di uova, eccetera eccetera. Credo che questa sia una grande festa della gente, dei bambini, che la gente qui da noi non è abituata d'inverno a queste feste, quindi l'iniziativa... Quest'anno è un inverno, si fa per dire, no? Quest'anno è un inverno, si fa per dire, perché temperatura mite. Inverno si fa per dire, però qui popolazione di questo tipo si vede soltanto nelle manifestazioni estive, quindi è stata una grande idea di Peppe, che credo va pensata alla grande e rilanciata come una manifestazione della Locride. È un evento che io umilmente abbiamo avuto questa intuizione con la nostra associazione l'anno scorso, ma che oggi è patrimonio di tutta l'amministrazione comunale, di tutti i cittadini che da... Come si chiama l'associazione? L'associazione si chiama ANAS Italia, io sono il presidente regionale, quindi questo evento lo facciamo in compartecipazione con l'amministrazione comunale di Ardore e con tutte le contrade che da 6 mesi che hanno ricreato un grandissimo entusiasmo, tanta socialità. Per noi questo, oltre a un momento di festa, è anche un momento di inclusione sociale. Siamo ritornati a dialogare fra di noi, a parlare, a passare le serate insieme, a rivivere quei borghi e quelle contrade che invece lentamente si stavano spegnendo. E la grande vittoria, permettimi di aggiungere, è anche aver coinvolto dei comuni limitrofi e degli enti come la scuola media, che ha fatto un carro per noi di ANAS. Ecco, la prima cosa che mi viene in mente, vedendo tutti quei carri, che secondo me si può fare molto di più coinvolgendo altri comuni e diventare un grande carnevale della Locride. Noi lavoriamo per questo, è il mio sogno, ti ripeto, è da settembre che lavoravo su questa operazione e diciamo che è un primo grande successo aver coinvolto già ben 3 comuni del comprensorio. Ovviamente ripartiremo all'indomani della fine di questo carnevale per lavorare per il prossimo, perché divenga veramente il carnevale della Locride, perché oggi la Locride è qui nei suoi cittadini, coinvolgeremo anche gli enti se ci riusciamo. Già quest'anno abbiamo invitato alcuni comuni che sono venuti e spero l'anno prossimo di riuscire a coinvolgere altri comuni come Bovalino, Bianco e magari anche Locri. Già Canturi mi pareva d'accordo, perché abbiamo parlato un po' con noi anche in diretta. Sì, sicuramente d'accordo Canturi, così come spero anche il sindaco di Bovalino, perché possiamo veramente fare istituzionalizzare questo carnevale e fare veramente una manifestazione di grande ritorno per tutta la Locride. Perché avete avuto questo grande merito di riuscire a coinvolgere tante persone, sono migliaia di persone qui ad Ardore, pieno inverno per... Sì, ormai si è creato qui ad Ardore questa simbiosi tra l'amministrazione e le varie associazioni che ci sono sul territorio e ogni manifestazione che riusciamo ad organizzare, come abbiamo fatto San Martino, come le feste natalizie, riusciamo a coinvolgere ormai gran parte della comunità.